Cristo benedicente fu eseguito da Bartolomeo Cincani, detto Montagna, il 5 dicembre del 1502. È questo uno dei pochi casi di datazione certa relativa a dipinti di quel periodo. Sappiamo l'esatta datazione perché l'artista firmò l'opera con l'iscrizione presente sul parapetto ligneo. Non si hanno notizie sulla committenza, ma è possibile che l'opera fu realizzata nello stesso periodo in cui fu eseguita la pala commissionata dal cardinale Zeno per il Duomo di Vicenza, andata perduta nel corso del Settecento. Nella pittura di Bartolomeo Montagna sono riscontrabili riferimenti all'arte di Andrea Mantegna. Si tratta di riferimenti tecnici che Montagna prese quando si trasferì a Venezia verso il 1450. Ma l'artista che lo influenzò maggiormente fu Antonello da Messina. I riferimenti al genio messinese si possono cogliere senza nessuno sforzo nell'impostazione scenica, nell'uso della prospettiva, nella scelta delle nuance di colore, nell'organizzazione della luce. Una delle opere che maggiormente influenzò Montagna fu certamente il Salvator Mundi. Riferimenti evidenti anche in alcune opere conservate nella Pinacoteca Civica di Vicenza. La Madonna col Bambino tra le Sante Monica e Maddalena, la Madonna col Bambino tra i Santi Onofrio e Giovanni Battista e la Pala Grande di San Bartolomeo. Va ricordato che Antonello da Messina dal 1474 e per alcuni anni fu residente proprio nella città lagunare. Il Cristo benedicente si presenta con una illuminazione che arriva frontale e leggermente dall'alto su uno sfondo scuro, espediente questo utilizzato ampiamente da alcuni pittori fiamminghi per esaltare il soggetto in primo piano. In questo modo l'incarnato appare caldo e l'espressione del Cristo diviene più familiare, meno distaccata. Ci rivolge lo sguardo comunque severo, attento, mantenendo un atteggiamento di attesa forse necessario, forse soppesato, una barriera che separa il divino dall'umano. La sua mano alzata in segno di benedizione è rivolta all'osservatore. Gli effetti di luce sono esaltati dai riccioli biondi e dalla barba ben curata. I colori sono armonizzati sulle tonalità di marrone. L'opera si può ammirare alla Galleria Sabauda a Torino.